Bentornati a Chef in Campo. L'ospite di oggi, per chi si fosse appena sintonizzato, è la splendida Annalisa Minetti e insieme a lei stiamo ripercorrendo la ricetta delle linguine allo scoglio, ma anche ripercorrendo la sua grande vita da campionessa. Andrea, a che punto siamo con la ricetta? Allora, abbiamo sfondato col vino bianco, sì. E adesso abbiamo aperto tutte le cozze, guardate che bello, ha fatto un lavoro incredibile. Ah, voilà. Bellissimo, veramente una cosa eccezionale. Profumo buono. Incredibile, la pasta sta bollendo e qualche minuto e siamo pronti per risottare. Ma c'è un dettaglio tecnico che vuoi raccontarci proprio per questo piatto? Allora, in questa circostanza ci sono due vie per la costituzione di questo piatto allo scoglio. Sì. O si mette tutto insieme e si spegne subito, oppure si cuociono tutti i pesci a parte, quindi il gambero in un modo, il calamaro in un altro. Questo è solo per creare dei sughi che poi andranno a concentrare il sapore dello scoglio, ma in realtà quello che ha fatto Annalisa è la stessa identica cosa, perché abbiamo cotto pochissimo tutti i pesci, quindi diciamo che due vie, ma che poi si sposano a perfezione, quindi secondo me è tutto, stiamo andando alla grande. Annalisa, da campioni, io ti faccio una domanda, mi direi perché mi fai questa domanda, ma tu che pizza sei? Adoro rappresentarmi attraverso i colori della mia Italia, perché io sono proprio un'italiana vera, e quindi farei una pizza pomodorino fresco, mozzarella di bufalo e qualche proprio foglia di basilico. Bene, allora colleghiamoci con Vittorio Cesarini da Dalodi nel quartiere Pigneto e scopriamo che pizza ha deciso di preparare per la nostra splendida Annalisa Minetti. Vittorio, a te la linea. Ciao Anthony, per Annalisa abbiamo preparato la nostra giovinale con bufala, pomodorini, basilico e pesto. Ok, pachino, andiamo a strozzarli un pochino, ok, bufala. Andiamo ad infornarla. Andiamo a chiuderla con pesto. Il basilico. E un filo d'olio. La giovenale è pronta. Grazie Vittorio. Bene, ci siamo quasi allora, ragazzi. Sì, stiamo aspettando la cottura della pasta per poterla risottare. Bene, bene, bene. Allora, io direi che questo piatto, al di là della bellezza che ha, è un piatto anche abbastanza impegnativo, possiamo dirlo, perché non è semplice. Guarda, io ti dirò, non so se Andrea rappresenta un po' l'idea di tutte quelle persone che amano tanto la cucina. Io credo che nelle cose semplici sia la difficoltà più grande, no? Perché questo è un piatto semplice. Il pesce, più lo condisci e più in qualche modo impoverisci le sue proprietà e tanto più anche la sua ricchezza reale, perché devi far prevalere l'odore del mare, il sapore del Bravissimo. Mare, no? Troppe cose, timo, tutti quei, certo. quei sapori che a volte vogliono, però vanno a togliere poi la ricchezza vera del pesce stesso. Quindi io cerco di rispettare la sua natura e di metterci il giusto e non di più di quello che serve. Ma tanto olio, ma tanto olio, Annalisa. Tanto olio, ma bell'olio, però non ammazza il sapore del pesce. Cerca di legare. Posso spezzare una lancia nei confronti di Annalisa, perché l'olio, come tutti i grassi, trasmettono bene i sapori, no? Se pensiamo al burro al tartufo, viene fatto perché così il tartufo si esprime in maniera migliore. La stessa cosa avviene con l'olio. Certo, abbiamo messo tanto. Certo. Abbiamo trasferito molti sapori. Guarda che è perfetto, Anthony. Tu non hai capito che cosa ti stai per mangiare. No, mangeremo adesso. Capito. Guarda che scusa, Annalisa, mi posso permettere? Ma è la prima volta che lo dico, ma sento un odore incredibile, io mi emoziono. Ottimo. Andrea, io c'ho occhio in queste cose, Andrea. Oggi abbiamo un ospite che ha avuto grandi successi nello sport, grandi successi nel mondo dell'arte e della musica, ma c'è, Annalisa, un successo secondo te come donna che ti rappresenta al meglio? Quello di mamma, credo che mi rappresenti di più, mi piace molto come mamma, mi piace l'idea che riesco a rispettare i miei figli, le loro idee, le loro volontà, riesco a mettermi da parte quando serve per dare loro la sensazione di essere realmente protagonisti e autonomi nei confronti del loro percorso di vita. Ecco, metterti da parte, questa è una forma un po' anche di mamma, che spesso c'è la mamma chioccia oppure no, c'è la mamma come te.
però non mettermi da parte nel senso che le mie esigenze vengono messe da parte per enfatizzare le loro. No, mi metto da parte per far sì che loro possano interpretare la loro vita, certo, da sé. Io ti dirò, anzi, sono molto egoista come donna, o meglio, mi amo molto, quindi quello che per me è necessario, che sia lo sport, che sia il mio lavoro, non può essere messo da parte. Non sacrifico niente se questo, se la mia volontà è necessaria a farmi stare bene. Quindi i miei figli sanno perfettamente che li amo, ma la persona che amo di più in assoluto poi sono io, e credo che questo debbano impararlo tutte le donne al mondo. Non è un sacrificio inutile evitare di vivere per far vivere gli altri, perché, certo, i nostri figli vivranno comunque benissimo sapendo che la loro mamma è felice e soddisfatta. Bel messaggio. Allora, vedo che siamo pronti per la risottatura. Per la risottatura. Ho scolato tutta la pasta. Allora lo versiamo qui nel pesce e aggiungiamo un po' del tuo brodo, poco. Ho messo il brodo e l'acqua di cottura come tu mi hai chiesto. Adesso accendo un attimo così tu puoi risottarla. Ragazzi, non sapete che caldo! Sì, perché c'è un vapore. Bene, a questo punto, prima di ripetere velocemente i passaggi, io voglio ripetere anche gli ingredienti per le linguine allo scoglio, il piatto da campione scelto dall'ospite di oggi, Annalisa Minetti. Ingredienti: 300 g di linguine, 500 g di vongole, 500 g di cozze, 400 g di calamari, 200 g di gamberi o mazzancolle, 200 g di pomodorini ciliegino, 2 spicchi d'aglio, olio evo, mezzo vino bianco secco o limoncello seguendo la ricetta Minetti, e poi ancora 50 g di prezzemolo fresco e infine un pizzico di sale che non guasta. Bene, allora Andrea, velocemente ripetiamo il procedimento per la preparazione di questo piatto e ci siamo per l'impiattamento. Allora, abbiamo molto semplicemente, perché siamo stati certosini, abbiamo fatto prima un trito di prezzemolo, l'abbiamo aggiunto al pomodoro insieme all'aglio. Abbiamo preso le cozze, le vongole, le abbiamo aperte insieme all'aglio e all'olio. Io voglio venire a sentire l'odore e prima poi di metterci in pole position. Vieni, perché ti assicuro una cosa fantastica. Ma abbiamo un po' di pepe? Neanche un po' di pepe? Sì, c'è un pepe nero, se vuoi lo prendo. Dai, una grattugiata sopra. Io sento un grande odore. Vuoi venire insieme a me in postazione? Sì, ma io adesso mangiamo, andiamo, cara. Questo è un campionato, senti, non soltanto della cucina, vediamo, ma dei nostri palati. Vediamo se riesco a prendere la medaglia d'oro anche qua. Secondo me ti dico già di sì, perché è veramente fantastica. Pesce, mi raccomando, mai comprarlo di lunedì. Eccoci qua. Allora, ecco qua, questo è per te, Annalisa. Grazie. Piatto. Il tuo piattone. Adesso c'è un rito ogni puntata. Che cos'è? Il rito è che al... Mi sa che non fa in tempo. Al countdown assaggeremo. Quindi sei pronta? Sì, io 3, già il rotolo. 2, 1, vai. Vai. Ragazzi, sono troppo brava. Sì, devo dire di sì. È brava, è buona. Buona, cottura giusta. Sì, secondo me sì, sì. E a questo punto ci vuole un vino per accompagnare il tuo piatto, ragazzi, le linguine allo brava. Scoglio. Facciamo entrare l'uomo di charme, l'uomo dal grande talento, l'ambasciatore dei vini, Matteo Carreri. Prego. Eccolo. Eccoci qua. Un saluto a tutti. Cin cin, Matteo, e io ti porto il bicchiere, uno o due? Mi raccomando, solo uno. Ah, perché certo, vedo che lo chef non mi prepara mai un piatto e dunque... Lo assaggerà. Guarda, ce n'è rimasta un po' però, facciamo allora assaggiare. Io sentivo questi profumi, nel frattempo mi sono aperto Matteo la bottiglia di vino per sentire. Di che parliamo oggi? Parliamo di un vino che desidero sempre stupire, dunque ovviamente di un vino bianco, un vino che racchiude il mare e soprattutto la terra, di un bellissimo vermentino, ma un vermentino toscano, nella zona di Candia, dunque una bellissima zona dietro Massa Carrara. E perché si chiama Candia? Ecco, Annalisa, il calice è per te. Grazie. Perché gli antichi coloni greci che venivano dall'isola di Candia arrivarono su queste coste, dunque c'è una lunga tradizione. E allora, un brindisi a tutti voi. Un brindisi a Chef in Campo, ad Andrea, ad Anthony, al nostro sommelier, ragazzi, e a, te, Annalisa, e a tutto lo staff mille di Chef in Campo. Perfetto. A te, Andrea. Grazie, io non ce l'ho, ma ragazzi, ho come con te. Grazie. Vediamo, bene. Vediamo questo vino come esalta ancora di più questa pietanza, perché il giusto equilibrio è quello che il vino ovviamente non deve prevaricare il piatto, ma me lo deve esaltare ancora di più. Sai cosa mi ricorda? Il vino che ho utilizzato al mio matrimonio, che era come si chiama? Gustaminer? Gewürztraminer. Sì. Assomiglia un pochino, è un po' fruttato, è vero? Assolutamente sì, è fruttato. Qui sentiamo i profumi proprio della macchia mediterranea e del timo. Bene, guarda come torno a casa punto, stasera. Conosciamo anche il dolce che ha preparato durante la puntata la nostra cake creator Manuela.
per la nostra ospite. Ecco qua. Ricapitoliamo. Allora, ricapitoliamo. Questa qui è una mousse di cioccolato bianco con un cuore di gelé al pompelmo e alla menta, con una base di biscotto digestive, quindi croccante. Senti un po', hai preparato la mia parte per dopo? Me la porto io. Sì, ti ho fatto un quattro porzioni. Non allargare. Quattro porzioni. Per me che mi sono fatto male? Prossima puntata. Manuela, in queste cose non si guarda in faccia a nessuno, è tutta roba mia là, Bene, Annalisa, questo dolce è per te, te lo porterai a casa. E poi, che meraviglia! Io sono veramente contento di averti avuto qui nella cucina di Chef in Campo, per me grazie. È stato un grande piacere. Spero tu ti sia divertita. Mi sono divertita, tornerò tutte le volte che avrete bisogno di mettere in difficoltà Andrea per le mie profonde abilità. E la prossima volta piacere. Magari sarà un piatto di carne. Sarà un piacere. Un secondo abbiamo... piatto. Volentieri, grazie mille. Bene, ti a questo bene. Punto. E grazie per aver perso un dito per me. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. E ricordate, i sogni sono importanti, ma la vita ancora di più se si vive fino in fondo. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.